Ritorniamo qui in studio con la 15ª puntata di Intacalabria Sport. Fino a pochi istanti fa c'era con me Maria Cristina Condello, che poi ritornerà per la parte conclusiva della trasmissione, perché questo è il momento di dare spazio agli ospiti, ospiti che avevamo già annunciato in settimana tramite il nostro giornale online intacalabria.it e tramite la Radio Studio 95.it Telemerito, canale 632, il digitale terrestre, dove siamo in diretta. Naturalmente ricordiamo anche gli altri siti partner, gioiasport.com e passaportopelleuropa.com, ricordando che questa trasmissione sarà mandata in replica domani martedì alle ore 12.30 su Telemedito, canale 632, il digitale terrestre, e giovedì alle ore 21 e nei prossimi giorni sul nostro giornale online intacalabria.it. Do quindi spazio a quelli che sono gli ospiti che sono stasera con me in studio. C'è qualche gradito ritorno e naturalmente anche un personaggio importante, un personaggio nazionale, molto conosciuto nel mondo dello sport, che vado quindi a presentare. Si tratta di Pierluigi Perrone, responsabile tecnico dell'Under 12 della Parma Football School. Buonasera. Buonasera a tutti. Per chi non lo conoscesse, è un ex giocatore, giocavi prima. Ora sei passato alla parte più difficile, quella di fare il responsabile tecnico di un progetto ambizioso con la società il Parma. Sì, ex calciatore, è stata piccolissima la mia carriera, ma mi è servita tantissimo. Il progetto che gestisco insieme al responsabile, che è Marco Marchi, è un progetto importante perché va a finalizzare il nostro lavoro sulle società affiliate su tutto il territorio italiano. Il nostro lavoro è quello di cercare di dare supporto agli allenatori che lavorano nelle società affiliate per rendere il loro lavoro molto importante per i bambini che praticano calcio nelle società. Un'emozione quindi importante il fatto di doverti confrontare con dei bambini, molte volte alle prime armi, cercando di di far emergere quello che è il lato positivo sia come calciatore ma soprattutto come bambini che poi diventeranno uomini. Certo, ogni volta che vado in una società affiliata incontro bambini nuovi e quindi mettermi sempre in gioco, perché ogni bambino si esprime in maniera diversa. Quindi l'obiettivo, sia quello mio che quello della società, è quello di far praticare il calcio in maniera sana, cercando di fargli vivere esperienze positive e non traumatiche. E poi la cosa più difficile non è tanto avere a che fare con i bambini, ma soprattutto con i genitori, con le persone grandi. Sì, diciamo che i grandi sono quelli più difficili, tra virgolette, da addomesticare, passatemi il termine. Quelli con i quali mi confronto di più sono gli allenatori, quindi sono le persone sulle quali il nostro progetto punta. Mentre i genitori sono una parte molto importante dello sport per i giovani che si affacciano a questa attività, e penso siano determinanti per la loro crescita e per lo sviluppo del calcio in generale per i figli. Anche se a volte c'è il problema che magari qualche genitore, qualche padre riversa nei bambini, nei propri figli, ciò che non sono riusciti a fare loro durante la carriera, e quindi poi... Quello è un aspetto molto delicato. Diciamo che il genitore dovrebbe far vivere al bambino l'esperienza senza intaccare più di tanto quelle che sono le aspettative del bambino stesso, del ragazzo. Quindi è un tema molto delicato. Ricordiamo, per chi si fosse collegato soltanto adesso, che potete inviare sms in diretta al 349 12 94 525 o telefonando allo 0965 78 15 02 o interagendo tramite i nostri social network alla pagina su Twitter e alla fanpage di intacalabria.it. Per te, come l'altra volta già è successo in passato, abbiamo fatto un'intervista quando c'era il maltempo, che sensazioni quali sono le tue sensazioni ogni volta che ritorni qui in Calabria, a Merito Porto Salvo, a vedere questa realtà che per la prima volta, e poi presenteremo anche la realtà, si affaccia al mondo professionistico? Allora, intanto la prima volta che sono arrivato per me è stato un conoscere chi aveva deciso di sposare questo progetto, quindi quello di Parma Football School. Ho osservato il loro modo di interagire e lavorare con i bambini, con le famiglie, e subito dalla prima volta ci siamo trovati con dei punti fermi. Abbiamo cercato di sviluppare questo nelle visite che abbiamo svolto finora, sono state tre con quella di oggi.
e oggi già abbiamo notato dei grossi punti di miglioramento sia in campo che fuori, quindi il lavoro procede abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatto di quello che ho visto in campo. Questo non toglie che già da stasera, quando incontrerò gli allenatori, ci sarà da lavorare ancora di più per quello che c'è da fare nei prossimi mesi. E naturalmente abbiamo detto che qui a Medio di Porto Salvo c'è una società che è affiliata al Parma Football School, e naturalmente, come abbiamo fatto già in passato per Luigi, ripresentiamo quella che è questa società con due dei rappresentanti, che sono il presidente e l'allenatore. Fai di tutto tu. Di tutto. Presentatevi naturalmente voi. Abbiamo il presidente Peppe Vadalà della calcistica Spinelli. E l'allenatore? Antonino Lio. Con voi già ci siamo visti in passato qui a Anta Calabria Sport. Abbiamo parlato di quello che è la vostra società e di quali sono gli aspetti che voi curate di più nella crescita dei bambini, che nel momento più difficile, nel momento più importante della loro crescita, sia calcistica che anche personale. Rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, presidente, ha notato dei miglioramenti nel rapporto che i bambini hanno col mondo del calcio? Allora, nel poco spazio che ho avuto oggi, ne ho parlato con Pierluigi. Io ho visto dei progressi sia nei bambini, sia nel contesto sociale anche delle famiglie, e anche nei misteri. I miglioramenti si percepiscono, sono palesi. Intanto i ragazzi hanno sposato pure loro questo progetto con più entusiasmo, escono dal campo ben divertiti, che è il primo scopo che ha la scuola calcio. Stanno lavorando bene, li vedo, per quanto mi riguarda, proprio impegnati anche su quello che gli fanno lavorare, sul lavoro dei misteri. I misteri li vedo più motivati. E ho visto un cambio di marcia, gliel'ho detto già a Pierluigi strada facendo, che noto con soddisfazione che il lavoro che fanno, nella loro motivazione e come lo pongono sul campo, è fatto veramente bene. Poi una delle cose di cui abbiamo detto già in passato, perché l'ultima volta ci siamo visti c'erano i mister che dovevano andare a Parma per sostenere gli stage, tu sei stato uno di quelli che si è fatto il viaggetto. Sì, sono stato uno dei partecipanti. Com'è stata questa esperienza? Diciamo che è stata la marcia in più dopo l'inizio entusiasmante che c'è stato. Il vedere come si lavorava in quella realtà ci ha aumentato la stimola. Ci ha fatto migliorare, come ha detto Pierluigi, che ci ha visto migliorare in questi giorni, in questi mesi, diciamo. E quindi è stata una cosa importantissima questa visita per noi a Parma. Da lì abbiamo è stata la marcia in più. Quindi una cosa che vi stimola a fare sempre meglio. Pierluigi. Sì. Naturalmente questi ragazzi che partono per andare a Parma, quindi anche questa esperienza in più che prima magari se la sognavano di muoversi per fare, perché molte volte questo è un problema anche delle società tra virgolette dilettantistiche che trattano con i giovani, è quello di rimanere sempre in un ambito chiuso, non avere questa possibilità di esprimersi. Quindi il fatto già di venire a Parma e fare questi stage con voi è stato un motivo d'orgoglio in più. Cosa hai detto a questi ragazzi quando sono arrivati lì in quel momento? Magari si trovavano spaesati. Beh, allora, quando sono arrivati non c'ero solo io ad accoglierli, ma c'era bensì, come dicevo prima, il responsabile del progetto, che è Marco Marchi, e il nostro amministratore Pietro Leonardi, che ha cercato di spiegare quali sono gli obiettivi veri di questo progetto. I due giorni a Parma sono serviti per far capire agli allenatori che il lavoro che si fa sul campo è importante, il rapporto che si ha con i bambini è determinante per la prosecuzione calcistica dei ragazzi e non solo. Quindi l'obiettivo degli stage è quello di formare gli allenatori, che sono la parte e il motore del calcio sul territorio italiano, e sono quelli che devono far venire la voglia di giocare a tutti i ragazzi che partecipano. Quindi il messaggio principale è stato quello. Poi abbiamo avuto modo di far vedere loro quali sono le nostre metodologie di allenamento, farli vivere sul campo, perché abbiamo aperto proprio quella parte con l'attività di campo, abbiamo fatto vivere loro quello che è il nostro metodo di allenamento e il nostro modello didattico. Quindi ci sono naturalmente ampi margini di miglioramento per il futuro, soprattutto per i bambini e anche per gli allenatori, che è una cosa importante, che proprio parte da loro poi la crescita di tutto il... Assolutamente sì, gli allenatori sono, come dicevo prima, il motore, non devono mai smettere di mettersi in gioco, di mettere in gioco le loro conoscenze e di provare a fare sempre meglio.
quindi sono la parte vivente, la parte fondamentale di chi pratica il calcio. Sono il bello e il cattivo tempo, come si suol dire. E poi non soltanto allenatori giovani, perché abbiamo anche, cioè, la calcistica Spinella ha anche una cosa, che ha il presidente che nonostante gli anni, i giorni passano, sì, lui grazie, continua a giocare, però è anche un allenatore, quindi c'è qualcosa a formare, o una volta si arriva a una certa età non si può più? Io penso che non si smette mai di imparare. Quindi è una cosa importante. Magari poi uscite anche qualche partitella col presidente. Ma magari quando il tempo sarà più bello. E per quanto riguarda il futuro, quali sono le tappe, diciamo, previste all'interno di questa crescita? Allora, ancora avremo da fare un altro incontro con gli allenatori a Parma, si tratta di un workshop di 2 giorni. E un attimo che ti interrompo, è arrivata una telefonata. Pronto? No, è caduta la linea, ritorniamo. Scusa, ti ho interrotto. No, prego. Come vi dicevo, avremo un altro incontro da fare a Parma con i tecnici di tutte le società affiliate. Si tratta di un workshop che durerà 2 giorni. Saremo molto più impegnati in campo di quanto lo siamo stati ad ottobre. E in più, con la calcistica in particolare, abbiamo altri 2 incontri da fare qui insieme agli allenatori. Il lavoro che stiamo facendo procede abbastanza bene, quindi oggi sono abbastanza soddisfatto di quello che ho visto in campo e che ho visto fare agli allenatori, quindi questo è in generale il lavoro che c'è rimasto da fare per quest'anno. E in più, scusami se vado avanti, ci saranno 3 appuntamenti importanti, che sono le Friendly Cup, che sono i momenti di incontro dedicati ai bambini a Parma. Quindi la società è già stata invitata proprio questa sera insieme al presidente, vedremo come cercare di far salire su anche i bambini, che sono al centro del progetto. Quindi c'è un grande progetto che prevede varie fasi. Sì. E magari il presidente non so quanto sia contento, perché deve far partire sempre tutti, quindi presidente. No, io sono contento a farli partire tutti, anzi, come si fa di solito nella calcistica, nessun ragazzo è escluso, voglio dire, in queste manifestazioni dalle categorie che ci invita il Parma, e noi penso che sarà a maggio, dal 2001 al 2007 li porteremo tutti, e poi probabilmente anche gli allievi, credo nel mese di marzo, mi pare, se non ricordo male. Interrompo come prima, è arrivata la telefonata. Vediamo, scusa presidente, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, sono Angela. Buonasera. Mi dica tutto. Niente, io innanzitutto volevo ringraziare tutti quelli che sono, il signor Badalà, il signor Ollio, perché danno la possibilità ai ragazzi di fare, al di là del gioco calcio, quantomeno di stabilire un rapporto con altri ragazzini, quindi già socializzare è già un punto di partenza per questi ragazzi. Vorrei fare un ringraziamento particolare anche al signor Perrone, perché vedo che spinge i mister anche a dare di più nei confronti dei ragazzini, e i ragazzini ad essere più coinvolti nel mondo del calcio. E mi piacerebbe capire un po' le differenze che il signor Perrone, perché presumo molti sono gli affiliati al Permacalcio, no? Di queste società, le differenze che trova tra le varie affiliazioni, tra le varie società che sono affiliate, cioè proprio i ragazzini che rapporto hanno con il calcio. Quindi sì. Beh, innanzitutto grazie per la domanda. Diciamo che le società affiliate sono 36 in questo momento, affiliate al Parma, ed è un progetto che è nato solo da 4 anni. I bambini vivono il calcio in maniera spontanea, la differenza la fanno gli allenatori, quindi il bambino, che sia di Reggio, che sia di Melito, che sia siciliano, che sia triestino, vivono il calcio tutto allo stesso modo. La differenza la fanno gli allenatori. E come che differenza, scusi, non la faccio urlare, cioè lei dice la differenza la fa l'allenatore, ma l'allenatore sicuramente avrà modi differenti di rapportarsi con il ragazzino. Certo, assolutamente sì. Già che il bambino ride quando è in campo, secondo me è già un buon punto a favore dell'allenatore. Quando si vedono allenatori che vogliono esprimere il loro passato soltanto e non lasciano l'esperienza al bambino, lì è un po' problematica. Cosa che invece qui oggi sul campo non ho notato con gli allenatori, quindi questo è un punto a favore della calcistica,
come dicevo prima, ci sono tante altre cose da migliorare, ma che faremo sicuramente nelle prossime volte. Ma la differenza è negli allenatori, sono coloro che possono far smettere o possono far continuare a giocare, a vivere un sogno che sia soltanto quello di giocare insieme quando saranno grandi i bambini di oggi. Quindi è l'allenatore che fa la... Lei parlava anche di questi ragazzini che dovrebbero salire a Parma a vivere questa realtà differente. Sì, allora quella si chiama Friendly Cup, che significa torneo dell'amicizia. In pratica sono invitate tutte le società affiliate. Saranno 2 giorni dove i ragazzi si giocheranno tra di loro, faranno tantissime partite e l'apice della manifestazione si concluderà allo stadio, dove tutti i bambini, qualora la Lega ce lo approva, avranno la possibilità di sfilare tra primo e secondo tempo. Questo per far capire che al centro del progetto di Parma Football School c'è il bambino come essere, come colui che deve vivere lo sport. Quindi è una manifestazione importantissima alla quale stimolo tutti a venire, perché è davvero bella. Gli anni passati è stata un'emozione fantastica anche per me rivivere il terreno di gioco, che ci sono già entrato tantissime volte sia da calciatore che come gestore di questo progetto, ma ogni volta entrare in quello stadio dove i bambini sono acclamati dal pubblico è una sensazione unica. Ringrazio, lei è stato molto molto gentile. Grazie. La ringraziamo anche noi. Ci sentiremo sicuramente la prossima volta, perché mi sembra una persona molto disponibile, anche molto disponibile con i ragazzini. Yeah. E questo è un punto sicuramente a suo favore. Noi la ringraziamo. Grazie. Che ci ha telefonato e abbiamo capito che abbiamo avuto le risposte anche per quanto riguarda la trasferta di Parma. Ok, io la ringrazio. Buonasera. Una buona serata anche a lei. Grazie. Arrivederci. Una madre che aveva qualche remora su questa situazione, diciamo, è stata chiarita sicuramente. Assolutamente sì. Poi una cosa bella per Luigi è che ha detto che uno dei progetti del Parma Football School è quello di guardare i bambini, prima di tutto non vincere, ma sorridere in campo. Sì. È la cosa che insieme a tutti lo staff che va in giro nelle società affiliate, quindi parlo di altri 4 allenatori che fanno questo lavoro, è la prima cosa che chiediamo agli allenatori delle società, quello di far sorridere i bambini, perché secondo noi è praticamente impossibile che un bambino venga per divertirsi e non si diverte. Quindi oggi per esempio è stato bellissimo vedere l'allenatore dei piccolini dove faceva sorridere i propri bambini, quindi questo non può essere che un punto a suo favore, è un punto a suo favore per svolgere e far imparare e insegnare da canto suo alcuni gesti tecnici e gestualità tecniche del gioco del calcio. Che poi diventa allenatore, anche i bambini quando hanno come allenatore a Nino non possono non sorridere in campo. Quello è vero. Nino, è giusto, anche ti tocca. Certo. Ma tu in campo come sei? Duro? No, bisogna avere tutti e due i lati. Bisogna essere dare la carota e avere il bastone. Attenzione che sennò di meno. Presidente, rispetto, naturalmente, come abbiamo detto in precedenza, c'è stato un cambio anche di rotta, no? Non soltanto perché c'è Pierluigi, ma anche una visione diversa dopo tanti anni da parte della calcistica Spinella verso il mondo del calcio. Tanti erano i risultati che avete ottenuto sia anche a livello nazionale. Rispetto a prima, ha notato dei miglioramenti nell'impostazione delle partite, nel come i bambini affrontano gli avversari? Tu dici, vuol dire come risultato? Come risultato, gioco, come modo di giocare, come modo di rapportarsi anche quando entrano in campo? Sì, io già in campo noi, i nostri ragazzi in genere già nelle competizioni sono pronti, perché diciamo, hanno sempre disputato finali in tutti i vari tornei, tu lo sai benissimo che segui la calcistica. Quindi quello che vedo di più, noto di più rispetto per esempio l'anno scorso, soprattutto abbiamo ottenuto risultati importanti, e alcuni gesti tecnici migliori rispetto agli anni precedenti si cominciano a travedere, ma questo credo anche è dovuto soprattutto, credo, al preparatore, perché molte cose venivano trascurate, e quindi nella parte della coordinazione eccetera poi centrato entra in merito suo, perché viene più semplice se il ragazzo è coordinato meglio quando calcia, quando arriva sul pallone. Sulle partite no, perché onestamente i ragazzi sono stati sempre motivati quando fanno una partita di calcio, per tradizione la calcistica sai che esprime, voglio dire, una tradizione vincente sul campo. È difficile che il ragazzino non dia il massimo in ogni partita, tranne in qualche rara occasione.
sono già pronti, diciamo, per le partite che gli competono. E poi come cosa ormai sei diventato presidente o vuoi fare ancora il mister? Il calciatore. Il calciatore. Una cosa importante. Una battuta ancora per Luigi, che siamo agli sgoccioli, so che avete anche un impegno, vari impegni da, diciamo, da sostenere. Quindi tu hai detto che ci sono previsti altri due incontri qui a Merito Porto Salvo con la calcistica, oltre quelli già previsti a Parma. Cosa secondo te bruceranno le tappe questi giocatori prima di rivederti nuovamente? Ah, lo spero, soprattutto per il lavoro che dovranno fare gli allenatori, perché questa sera, appena terminato qua, avremo una riunione con lo staff tecnico dove ci porremo degli obiettivi. Questi obiettivi che ci poniamo dovranno essere raggiunti alla prossima visita, quindi spero proprio di sì. Presidente, invece stanno seguendo tutti alla lettera, tutto lo staff tecnico sta seguendo quello che era stato preventivato. Sì, tu sai che dobbiamo partire da lontano e sono cambiate diverse cose nella calcistica, perché noi già dall'anno scorso abbiamo cambiato molte cose anche all'interno, anche nella struttura dove ci alleniamo, ci sono state delle variazioni, abbiamo discusso, diciamo, per migliorare tante situazioni all'interno della società. E c'è poco da dire, voi li conoscete tutti, dirigenti della calcistica, gente seria, voglio dire, che lavora tutto il giorno per i ragazzini, anche perché tra di loro c'è gente che è in pensione, quindi ha più tempo di tutti gli altri. E poi sui mister, i nostri sono stati sempre motivati. Noi, prima di prendere un mister e portarlo sul campo, come si suol dire, vengono rutinati, stanno a fianco agli altri mister più esperti, almeno per una stagione, e poi l'anno dopo con loro si discute se si fanno le ossa. No, più che si fanno le ossa, poi si discute se loro sposano il progetto, voglio dire, che la società gli dà a disposizione. Quindi è già una cosa importante. Pierluigi, l'ultima battuta, già ti ringrazio in anticipo del fatto che ci hai degnato della tua presenza. No, questa sono io sera. Che ringrazio voi. Perché molte volte parlano Parma, Football School, cioè Perrone, non sanno poi chi è il volto, tranne magari le persone che seguono la calcistica Spinella. Molta gente associa la società non al volto, e quindi è una cosa anche brutta a volte questo. Assolutamente, che ben vengano questi momenti di incontro e di interazione sul lavoro che si fa. E soprattutto che avvengono al coperto, perché la volta che noi ci siamo conosciuti e ho fatto un'intervista c'era la bufera. Pioveva. Pioveva. Noi speriamo di ritrovarti anche in futuro qui, sempre sarai un gradito ospite di Intacalabria Sport, sperando che magari anche tra qualche anno salirai di livello, perché penso che l'obiettivo che ognuno ha quando fa un lavoro. Per ora è quello che volevo fare quando ho smesso di giocare, quindi faccio quello che volevo. Stare con i bambini è una cosa molto importante. Sì, assolutamente sì, grazie comunque. Pierluigi, noi ti ringraziamo, ringraziamo anche il mister presidente giocatore della calcistica Spinella. Grazie per i tuoi aggettivi, io ringrazio lo staff di Telemerito, in prima persona Bruno Taverna, e non tutti gli altri che lavorano in questa radio e in questa televisione. Ringraziamo anche Nino Lio, ex giocatore, preparatore atletico e mister. Ringraziamo quindi tutta la calcistica Spinella, continuate a seguirci, noi ora ci fermiamo per un break prima della parte finale, dove ritornerà Maria Cristina qui in studio con me. Ringrazio ancora tutti voi per la presenza, ci fermiamo e ritorneremo dopo con Intacalabria Sport, 15ª puntata. Seguiteci.